Ciao ragazzi, io sono Ornette e benvenuti in questo nuovo video. Siamo al secondo episodio dell'Operation British Empire. Se non avete visto il primo, mi raccomando, recuperatevelo. E bando alle ciance, dopo una recon davvero infinita, stiamo finalmente arrivando in prossimità dell'Oracle 2. Ragazzi, qua l'ingaggio partirà praticamente subito, quindi non vi spreco altro tempo e vi auguro una buona visione. Contatto? Dov'è? Ah, lì sotto, lì sotto? È più basso, è più basso, dove si è mossa la pianta? Ah, è proprio lì sotto? Sì. Continuiamo a muovere, ragazzi. No. Il problema è che siamo senza medico, cazzo. Che casino. Qua ci si fa del male, eh? È proprio qui sotto, capito? Aspetta, fammi anche di là. Colpito, guarda, colpito, on down, colpito. Staglio di merda. Mi muovo, sono colpito però, ragazzi. Sì, sì, sì. Giù, è giù, è giù. Ci è rimasto in pochi. Occhio, raga. Che cazzo è la cacò? Sì, ma... basi. Preso! Puttana! E ovviamente quando ci si rilassa un attimo è immediato l'essere colpiti. Ovviamente. Comunque, poco più avanti, i rimanenti della mia squadra sono riusciti infine a trovare l'HQ avversario. Quanto abbiamo esattamente? 20 minuti. Che subito dopo abbiamo deciso di attaccare. Abbiamo andato più spediti. Però sì, sicuro loro si difendono sul lungo, non sta tutti insieme. Ah già, dimenticavo. La storia della Milsim si basa sul fatto che l'Inghilterra, dopo la Brexit, si sia ridivisa completamente dal panorama europeo, tornando ad una politica imperialista, cercando quindi di soverchiare l'ordine mondiale. Noi siamo nella fazione NATO e stiamo cercando di contenere le forze inglesi della squadra avversaria. Sì. È già un casino da qua. Andiamo bene. Cazzo, fratello, mi sembra di essere su D-Max. Cos'è, il banco dei pugni, questo? Prendi le fasce. Addirittura così, proprio. Prendi. Sì. No, prendi, fai quello. Esatto. Sei in vita. Cioè, anche abbiamo... medico adesso. Io sono a 3,60, basta che mi paghi, io faccio tutto. Sembra tipo un Novax su Facebook. Grazie. Ok. È vuoto, è vuoto. Buono. Ne avessi sparato uno. L'ho sentito. Troia. Capito. Cazzo. Non ho neanche sentito che ha sparato. Medio, medico, medico, medico! Vai qua, vai. Vai qua, porta lì. Sì. Maglierati d'Ornet sono vicino all'ingresso verso l'HQ, veloci verso di me passo.
molto vicino anch'io. Non c'è da spingere molto rapidamente questo. Un contatto sopra di voi, non capisco se colpito o no. Ok, colpito. Preso! Medico. Lo sai? Tu Ricket? No. Sono poco skilled con le... con queste, sono più skillato con le bende. Israeliana. Sì. Anni di israeliana. Andiamo dritto! Andiamo indietro. Cosa? Ti ho preso la mia. Via. Ciao! Vai! Via! Occhio a destra! Sì, quella che vedete adesso che stiamo recuperando era la nostra bandiera che si è stata precedentemente tolta durante un attacco al nostro HQ. Siamo quindi tornati fino al nostro HQ e dopo siamo ripartiti di nuovo verso il loro per cercare di recuperare anche la loro bandiera. Adesso siamo in 80, qua loro sono in 2. Oh, andiamo su, se no se la prendono prima loro hanno vinto. Esatto. Dai. Sono sotto attacco. Affermativo, HQ, stiamo prendendo la loro bandiera, poi rientriamo. Unico problema era che la squadra avversaria stava facendo esattamente la stessa cosa. Muoio, guarda te, guarda te. Figa. No, andiamo, raga, andiamo. Se no, fatti gli sconti oggi. Facciamo una sfida? Raga, ne lasciamo qualcuno allora. Che alcuno nel caso in cui ritornino con la bandiera? No, perdiamo troppo. Secondo me, devi andare là. Sì, perché uno da solo dura 3 secondi e poi. No, che non se lo aspettano. Sì, però. Io non lo farei. Ok. Allora, perché adesso andiamo e ci stiamo andando in bocca. Il problema è che quando abbiamo recuperato la loro bandiera, la squadra avversaria lo sapeva e ha agito di conseguenza, potendo farlo. Io ero la gente dormiente e la nostra squadra si è divisa da noi. Abbiamo ingaggiato sulle tette, fulmini a terra, passo. Con la bandiera in mano ho deciso di iniziare una super cazzola con la nostra stessa fazione. Siamo stati intercettati a metà strada, io e fulmine a terra con la bandiera, passo. Voglio il tè delle 5! La regina era una gran figa! Sono in vita, ma il tè delle 5 è la cosa più bella del mondo. Ho bisogno di altri stereotipi inglesi. Hai ragione, aspetta che adesso arriva. Appena c'è l'occasione però. In più c'era ancora qualcuno della nostra fazione che non sapeva del mio tradimento. Viva il re! Ah, loro non sapere ancora!
Preso! Perché mi tradisce? E ragazzi, con questa scena strappalacrime termina la mia parte in questa missima. Io spero che questa giocata vi sia piaciuta come è piaciuta a me, come mi sono divertito io a interpretare questo ruolo veramente stupido. Vi ringrazio per la visione e vi prometto che d'ora in poi torneranno i video molto più puntuali. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video.